Allora, sono qua sul sito web della scuola e c'è una novità. Se io vado qui in servizi famiglie e studenti, c'è anche Official Academic Certification Provider of Solido Exam. Dunque, io clicco e vabbè, qui voglio fare. Adesso ho chiesto al professor Barosi, perché ringrazio in particolar modo per questa cosa la dirigente Scarano e il collega Barosi, che è stato super efficiente nel giro di nel giro di mezza giornata ha fatto tutto, e praticamente l'unica cosa che ho chiesto, vediamo se riesce, è mettere qua il logo, perché non è molto attraente questo logo qua, non si capisce bene. Allora gli ho mandato il tondo, speriamo che riesca. Comunque, Official Academic Certification Provider. L'ho fatto scrivere in inglese, parole povere, come si vede qua. Noi fino a novembre, il 30 novembre 2024, siamo Academic Provider for Solidos. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo erogare corsi e certificazioni inerenti tutte a SolidWorks, a questo software CAD/CAM/CAE. Dalla Dassault System di medio livello, uno tra i più diffusi, diciamo che assieme a Inventor è il più diffuso al mondo, sul CAD 3D, ok, che ormai CAD 2D c'è ancora, ma diciamo sulla meccanica ormai sono quasi tutti sul 3D, e questo è più diffuso al mondo. Assieme a Invento, nel senso che sono lì, sono molto vicini, almeno dalle ultime cose che sapevo, sono comunque molto vicini. E che dire, dunque si possono fare tutta questa serie di certificazioni. Siccome io ho fatto un corso di, ho passato il corso di istruttore SolidWorks, ok, dunque sono un CSVI. A questo punto, avendo poi la scuola, come si dice, le licenze fino ha acquistato le nuove licenze, a questo punto possiamo, quando uno acquista le nuove licenze, acquista anche un certo pacchetto di certificazioni che possono essere svolte dalla scuola. E dunque, perché no, anche per gli adulti, nel senso che siamo in grado di erogare corsi anche per gli adulti. Vabbè, sono estremamente contento. Ci vediamo alla prossima.